conto consuntivo si chiude con un risultato di 187.000 euro in linea con le risultanze dei consuntivi degli anni precedenti. L'occasione per dire che i conti sono in ordine, non ci sono particolari questioni che impongono attenzioni straordinarie. È vero è che il risultato dell'equilibrio dei conti 2010 è stato ottenuto anche grazie alla manovra straordinaria che il Consiglio Comunale ha approvato a giugno 2010, poco dopo il nostro insediamento, quando facemmo appunto una manovra da 1,5 milioni di euro proprio per consentire di mantenere in ordine i nostri conti. Oggi il risultato 2010 è raggiunto, abbiamo raggiunto anche l'obiettivo del patto di stabilità. E quindi possiamo dire che perlomeno questa prima fase dal nostro insediamento, la prima gestione, sia pure semestrale, dei nostri conti è andata come ci aspettavamo. Obiettivi raggiunti, però è anche vero, insomma, che in termini tra tagli e tutto diventa sempre più difficile riuscire a far quadrare i conti. Sì, non c'è dubbio, viviamo un momento di particolare difficoltà, senza spirito polemico, senza atteggiamenti che evocano chissà quali responsabilità. I conti del sistema paese sono conti difficili da tenere in ordine. Da Bruxelles a Roma, l'Europa, il governo nazionale hanno imposto una stretta che passa anche attraverso le strette dei bilanci degli enti locali. Tenere in ordine i conti pubblici necessariamente investe anche la responsabilità degli enti locali, quindi noi facciamo parte di un sistema di cui il patto di stabilità è l'obiettivo da raggiungere con il concorso di tutti gli enti, locali, quindi comuni, province, regioni, governo nazionale. I tempi sono effettivamente molto, molto difficili.